Il sisma della scorsa settimana ha coinvolto nelle Marche 112 comuni con 175 zone rosse e 25 edifici comunali inagibili. Dentro questi numeri c'è anche Petriolo, piccolo borgo di 2000 anime che ha fatto sempre del suo centro storico il castello, il suo vanto e che ora lo vede completamente zona rossa e disabitato. La situazione è drammatica. Abbiamo avuto tutto il centro storico evacuato, il castello per la precisione. Abbiamo ad oggi oltre 100 persone sgomberate, 114. La viabilità è compromessa perché poi abbiamo dovuto dei crolli e dei edifici pericolanti che mettono a rischio la pubblica incolumità. L'edificio comunale è danneggiato ed è appena stato dichiarato parzialmente inagibile a seguito di sopralluogo dei tecnici della protezione civile. Fortunatamente le scuole le abbiamo agibili, anche se con qualche disagio per l'accesso o per la viabilità. Nei primi giorni del post-sisma il primo cittadino aveva avuto un piccolo scoramento dovuto purtroppo alle priorità territoriali, mentre ora è soddisfatto del funzionamento della macchina organizzativa del comune. Si sta muovendo con il supporto di tanti cittadini volontari che stanno aiutando, cittadini della Protezione Civile, della Croce Rossa. Fino all'altro ieri eravamo soli, a parte l'aiuto dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Da ieri invece abbiamo un forte supporto da parte di tutte le forze dello Stato. Abbiamo tecnici della Protezione Civile della Sardegna, tecnici del Trentino Alto Adige che stanno installando i moduli uffici per la nuova sede. Ci abbiamo professori dell'Università di Bologna che sono venuti a verificare le scuole. Ora non ci sentiamo più soli. Luciani ci dichiara inoltre che dalle prime valutazioni molti edifici sono agibili, ma purtroppo la presenza di strutture pericolanti ne compromettono l'effettiva stabilità. Abbiamo tanti edifici ancora da sistemare e da mettere in sicurezza, la cosa non sarà facile.